E con il Riola. La trotta da sola. Lui fa sempre così, come c***o fa non si sa, però... Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi pomeriggio andremo a pescare a Trotaria in un nuovo lago. Infatti a sud di Milano, in zona Zibido San Giacomo, è stato aperto un nuovo lago a Trotaria, il lago Centopertiche. In questo periodo le trote sono ancora a galla, per cui cercheremo di insidiarle con il mitico Valken Riola, questo bellissimo popperino di casa Valken che andremo ad utilizzare. A tra poco! Eccoci arrivati al lago Centopertiche, iniziamo a provare a dare, abbiamo visto che le trote sono abbastanza a galla, quindi proviamo con un Riola di casa Valken. Sì, questo permette di dare più compatto ma più lontano, sempre galleggiante. Guarda, sono già in più. Sì, che poi vanno bene quando sono a galla le situazioni. Ma è bello perché l'attacca come il bass quando attacca. Esatto. Questo è il Riola di Vice. Bellissima trota. Ed è arrivata la prima trota con il Riola e adesso ci riproviamo. Sono bollando così, ci danno parecchio con gli spoon, fatica, ma popper è uno spettacolo vederle mangiare di... guarda, ci è già dato, guarda, eccola, è andato in maniera molto aggressiva con il Riola. Eccola con il Riola, che bello attacco che abbiamo avuto e ora la liberiamo. Eccolo da vicino, il popperino di casa Valken, il Riola, che ci permette di lanciare l'esca molto in mezzo, una grande lanciabilità questo popperino, e riesce a stimolarle veramente bene le trote, che in questo caso sono a galla. Eccola. Questa è un treno. Minchia, si è incazzata. L'energia non mi sembra grandissima, però. Figa, se scusate, ma non pensavo una trota così incazzata. È così difficile da tirar su. E voilà!
Grande Leo, trotta arrivata con il Fuganano. Vediamolo qua. Ma che bello, grandissimo. Mi salsicciata un po', bro. Gli amici. Questi sono gli amici. Anche l'Adolfolo. Di cosa stai pescando? Aspetta che c'è una funzione troppo molle. Spuno crank. Guarda lì, guarda lì. Anche dato, gli ha stimolato un po' come. Eccola! Qua da fare una gara. Qua ci sta la garetta. Sì, mi sto divertendo più adesso che in gara. Almeno mi senti. Dio, 5 minuti. Il Cuca e Riola piace tanto come distanza. Io non c'è la paletta, sì. Guarda che ancora mi tira su, eh. Si è andato di là per lanciare di là e mi lancia il diagonale di qua. Merli, guarda che stai lanciando sopra me, Leo, eh. Scusa, pesca dritto, poi. Guarda come siamo messi noi qua, perché tu tiri dritto, tira nella stessa linea, Ari. Perché lui è abituato a pescare con Filippo. No, poi è uno che fa il carpione con l'aceto balsamico, guarda. Eccola! Puttana, ma se spinge questo, ma magari non l'hai neanche usato in gara, però vuoi. Non l'ho usato in gara. Usato in gara. Ah, bella trotella con Riola. Si è già slamata. Anche con i popperini così è divertente, divertente, bello. È da quest'estate a Grosotto che non mi divertivo a pescare quei popper. Oh, e con il Riola. La trotta da sola. Lui fa sempre così, come fa non si sa, però. Però ultimamente in gara delle sfighe lasciamo stare, ma non faccio più gare, basta. Da pescare così che mi diverto di più. Oh Adolfo, si è girato, guardava me. Ha mangiato da solo e si è attaccata. Si è fermato. È il testone. È il testone, qua. È il testone nazionale. Guarda qua. Guarda lì, guardala. Guarda, Con, è un. Sì. È un popperino. È un pisciolino che sta a galla, questo qua. Capito. Sta a galla e si muove leggermente a galla così. Ecco. Oggi che sono la galla. Lo seguono, vedi, fanno, facendolo sbraitare così, le innervosisce e lo prendono. Bene ragazzi, anche questo pomeriggio di pesca è finito. Ci siamo divertiti facendo alcuni lanci con il Riola, trote a galla, che hanno fatto dei bellissimi attacchi e abbiamo fatto delle belle catture. Alla prossima!